Alcuni forse non sanno che un tempo la chiesa della Madonna della Colonna sorgeva nell'area del campo d'aviazione di Fano. Costruita nel lontano 1796 dal sacerdote Pietro Ricchi, l'edificio conteneva al suo interno l'immagine settecentesca della Beata Vergine delle Grazie. Posta sopra ad una colonna, da quella volta il santuario prese il nome di Madonna della Colonna. Negli anni a seguire, la chiesa danneggiata per causa del tempo e dal terremoto del 1930 venne più volte restaurata, ma 10 anni più tardi venne abbattuta a causa dell'ampliamento dell'aeroporto militare cittadino. In ricordo del santuario demolito venne poi eretta nel 1957 un'edicola mariana, tuttora presente nell'incrocio tra via del Santuario e via della Colonna. L'attuale chiesa, oggi presente invece a tre ponti, costruita nel 1958, è intitolata a San Francesco da Paola e tutt'oggi al suo interno custodisce il dipinto della Madonna della Colonna. Fin da allora, nella prima domenica di maggio, si svolge la tradizionale festa. Nel 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzarla, ma quest'anno, con tutte le precauzioni del caso, la parrocchia Santa Maria Goretti di Sant'Orso ha organizzato dei momenti di preghiera e la celebrazione eucaristica prevista per le ore 17. La festa è sempre stata caratterizzata da una preparazione che vede la presenza di un triduo che parte il giovedì fino ad arrivare al sabato. Il giovedì era caratterizzato anche gli anni scorsi da un momento di preghiera organizzato dall'Azione Cattolica. Poi gli altri momenti sono soprattutto preghiera di carattere mariano, quindi il venerdì e il sabato sono previsti dei rosari e la domenica, salvo ovviamente ci mettiamo nelle mani del tempo, saremmo contenti di celebrare la messa nel pomeriggio nella BCC Arena Manuelli, che è stata gentilmente messa a disposizione. Non sono state, diciamo così, predisposte celebrazioni la mattina per evitare assembramenti e cerchiamo di convogliare, di concentrare tutta l'attenzione nel pomeriggio in questa solenne concelebrazione che verrà vissuta presso l'arena.